Salve a tutti ragazzi, siamo esattamente al 91esimo e 30 secondi ragazzi. Voglio seguire insieme questi ultimi, quanti sono? 4 minuti di recupero, quindi gli ultimi 2 minuti di recupero ormai che rimangono. Allora, intanto il Pordenone sta vincendo 1-0, speriamo che sia così anche al fischio finale. Devo dire, è stata una partita molto, almeno a mio parere, molto fallosa, molto tanto erroraccio del difensore dello Spezia che manderà palla in calcio d'angolo, quindi magari sigilliamo sta partita con un'altra bella capocciata dopo che l'1-0 è arrivato al 48esimo, quindi pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo. Diciamo che il portiere dello Spezia non irresistibile, però Barison l'ha messa comunque in una posizione non facilissima, anche perché vedendo quando fanno vedere il replay, è angolo questo, è un altro angolo e intanto manca quasi un minuto e 20 secondi. Quando hanno fatto vedere il gol del Pordenone con la telecamera di spalle del portiere, si vede che quando colpisce Barison di testa c'è il salto del portiere, c'è il portiere che sta saltellando, e quindi ora che va giù e si tuffa, il pallone oramai è entrato in rete, per fortuna. Comunque un bello stacco, la messa lì ce lo portiamo a casa. Una partita, ripeto, molto fallosa, molto nervosa. Poi verso il 70esimo sembra essere stata meno fallosa. Attenzione. Meno fallosa di come è stata fino al 70esimo, 75esimo, molto nervosa, proprio nervosa, proprio tanto mancano 30 secondi. Per il resto, ragazzi, uno Spezia sì che ha tenuto molto la palla, noi andavamo molto di ripartenza, però devo dire che sì, lo Spezia ha avuto delle occasioni, però come tiri in porta ne avrà fatti sì o no uno o due, il resto le ha tutte sparate fuori. C'è stata un'occasione dello Spezia con l'unico tiro in porta penso che sia quando il portiere bravissimo è uscito e ha parato buttandosi a valanga. C'è stata un'altra occasione clamorosa dello Spezia. Intanto è finita, quindi Pordenone vince 1-0, 3 punti d'oro, 3 punti d'oro. In casa ci stiamo rivelando comunque una squadra tosta che lotta fino alla fine. Un'altra occasione, dicevo, dello Spezia su un lancio, praticamente era l'attaccante dello Spezia, il giocatore dello Spezia davanti alla porta, la prende di piatta e la spara alta. Una cosa incredibile, ragazzi. Il portiere si è fatto trovare pronto in un paio di occasioni, però tiri effettivi in porta, e dico in porta 1-2, il resto o le ha sparate fuori o la nostra difesa comunque ha retto bene. Partita, ripeto, molto nervosa e fallosa, poi si è un po' calmata. Però, ragazzi, tutto sommato il Pordenone in casa si fa valere. Certo, subiamo, andiamo di contropiede, ma anche come giusto che sia, ragazzi. Però ce la giochiamo. Quando c'è da giocare, cerchiamo di avanzare. Quando c'è da difendere, difendiamo. Quando c'è da ripartire, si riparte. Insomma, il Pordenone dimostra di essere una squadra non facilissima, non una squadra, ecco, chiamiamola squadra materasso, dove vai lì e ti fai tre punticini facili. No, fino adesso, ragazzi, terza giornata, il Pordenone 3-0 col Frosinone in casa e 1-0 con lo Spezia. Abbiamo perso 4-2 col Pescara, il Pescara aveva meritato, però anche lì fino alla fine, diciamo, eravamo sempre lì a lottare. Anche perché loro hanno segnato il 3-2 al 70esimo, roba del genere, e il quarto gol l'avevano segnato al 93esimo, 94esimo. Quindi fino a quel momento lì il Pordenone era lì che lottava magari per raggiungere un pareggio. Quindi ragazzi, io sono soddisfatto. Altri 3 punti portate a casa. Vediamo poi le altre cosa faranno, ma noi piano piano, partita dopo partita, cerchiamo di prenderci questi punticini, raggiungere questa salvezza, e poi quello che verrà in più è tutto di guadagnato. Niente, ragazzi, sono contentissimo. Purtroppo mi ero perso i primi 20 minuti di partita perché ero a lavoro e sono arrivato tardi. Mi
sono persi i primi 20 minuti di partita, vedendolo un po' a sprazzi, anche quasi non vedendo, i primi 5-10 minuti non li ho proprio visti, gli altri 10 minuti li ho visti un po' a sprazzi, però ho visto più o meno una buona squadra, una buona partita, insomma. Beh, niente ragazzi, la prossima partita sarà contro, andiamo a vedere subito che sono curioso, che non mi ricordo. Sarà in fuori casa sabato pomeriggio alle 15, alle 3 contro il Livorno. Ecco, anche questa è un'altra. Sono tutte partite difficili, ragazzi, non ce ne sono di facili. Per una neopromossa in Serie B non ci sono partite facili, che siano in casa che siano fuori casa. Noi dobbiamo andare lì, giocare, lottare, come abbiamo visto per queste tre partite. Poi i risultati verranno. I punti, se lottiamo col cuore, tutto verrà tutto da solo. Ragazzi, io vi ringrazio tutti. Un saluto dal vostro Francesco Nerazzurro e poi ci vediamo col video post partita dell'Inter. Ciao ragazzi.